motivo di questa protesta proprio davanti all'ambasciata di Disca? Perché l'asse di Terni è qui? Beh, innanzitutto per alzare il tiro sulla mediaticità di questa vertenza che purtroppo è in fase di stallo, ormai l'azienda fa quello che vuole, città, stato, provincia, enti sono tutti inermi, quindi c'è stato adesso un piccolo segnale di Renzi domenica scorsa che ha ricevuto alla Leopolda una delegazione, ma siamo proprio all'acqua di rose, qui ci vuole un'azione forte, un'azione massiccia, però ci vuole un'azione italiana, nel senso che di far rivendicare la strategicità del nostro acciaio, dell'industria italiana nei confronti del diktat europeo, che dico noi siamo una delle, penso, cose, uno degli esempi più tragici, paradossalmente, perché siamo stati sballottati dalla commissione antitrust dopo che la ThyssenKrupp aveva deciso di non fare più Inox, quindi era stata messa in vendita, era intervenuta Outokumpu, che è una multinazionale finlandese, ma guarda caso, dopo che questa multinazionale aveva deciso di chiudere Essen e Krefeld, due siti industriali tedeschi, guarda caso la commissione antitrust ha bloccato tutto, rimescolando le carte, facendo dei conti con delle come si dice, regole che partono dalla CECA, no? Dell'antica CECA, no? Delle comunità del carbone e dell'acciaio, e sono riusciti a tavolino a mettere in mezzo Terni, quindi a rimettere sul mercato Terni, e paradossalmente Terni è rimasta come dice un sindacale nostro, l'acciaia con le rotelle, nel senso che faceva il giro Aperam, Autocompo e vari, tutte le multinazionali, fino a che non trovando un concorrente serio, ma sotto pressione della commissione antitrust, la Thyssen se l'è ripresa, promettendo davanti a tutti, quindi davanti alla commissione antitrust, di rilanciarla. Fatto sta che questo invece è avvenuto all'opposto, anzi 570 persone adesso rischiano di essere mandate via, già 130 se ne sono andate con il prevenzionamento, l'indotto ne subirà altri 1000 più o meno, quindi una città che sta alla decadenza totale. Cosa vi aspettate voi adesso? Nel senso, lo Stato deve intervenire verso la Commissione europea. Questa, diciamo, è un'azione di protesta verso, diciamo, la Germania, la Thyssen, però nel senso che la Germania adesso, diciamo, è lo Stato più forte europeo, ma la vera protesta va fatta nel cuore della Commissione europea, quindi Commissione antitrust e Parlamento europeo, ma devono essere lo Stato italiano, quindi Renzi, come ha promesso di prendere in mano la vertenza, ma speriamo che lo faccia, però qui serve un'azione immediata, perché qui ogni giorno la situazione peggiora, perché ogni giorno c'è un'azione da parte dell'azienda, provocatoria o meno, ma che taglia posti di lavoro, quindi se non si interviene ieri, per dire no domani, quindi ieri, qui è la città, quindi c'è anche un problema sociale, perché poi queste cose, come si, quando famiglie vanno in mezzo alla strada, poi ci sono problemi sociali, quindi c'è una grossa tensione a livello sociale. Le quindi proteste, continueranno, adesso è sciopero ad oltranza, se entro domani non ci sono segnali, adesso c'è un incontro adesso a Palazzo Chigi, c'è un'interrogazione a Palazzo Chigi, c'è un incontro al Mise, se entro domani poche, non ci saranno, come si dice, la fase di stallo non si smuove, penso la protesta sarà ancora più forte, più dura e più ai massimi livelli.